La poesia, queste sono le mie emozioni durante il coronavirus. Felicità quando organizzavo qualche cosa con la mia famiglia, solitudine non poter vedere, amici, compagni e soprattutto nonni invece. E tristezza, guardare la televisione, vedere tutto quello che succede nel mondo. Ciao, andrà tutto bene, ciao. Torneremo più forti di prima e ci sarà di nuovo gioia. Allora, sono Gabriele Cipri e ho 10 anni e sono un bambino di quarta elementare. E questo brodo di coronavirus lo sto passando molto male e spero, con la morte di mia mamma, alcune volte gioco anche con la PlayStation. Spero che torniamo a scuola e questo periodo di coronavirus finisca presto. Pandemia, Italia mia, non ti sento più mia a causa di questa pandemia, ma sono sicura che presto ritornerai come prima in questa terra mia. Questo mondo bello, io sono un bambino che ama giocare, studiare e sognare. Mi manca la scuola, i compagni, le maestre, mi mancano tutti quanti amici, conoscenti. Per colpa tua io non posso uscire. Ma chi sei tu? Un re, un dittatore che vuole governare, che vuole comandare? Sei un turista, un viaggiatore che vola in fretta girando il mio mondo facendo tanto male? Hai spezzato i cuori, hai fatto soffrire, hai fatto piangere, hai fatto morire. Ora basta, vattene via. Io voglio tornare alla mia vita di prima. Sparisci nel nulla, nel tuo universo e non tornare. Impara ad amare e a non far più male. Andrà tutto bene. Io sono un bambino piccino piccino e tu sei un mostro davvero birichino. Sei invisibile ma molto cattivo, stai facendo male collettivo, ma ne sono sicuro, sai? Noi lotteremo fin quando tu sparirai. Vai via, che fai ancora qua? Siamo stanchi di vivere nell'anormalità. Mi mancano abbracci e baci, anche i miei amici molto vivaci. Ma adesso so che a settembre per poterci incontrare, noi tutti ora lontani dobbiamo stare. Corona, non sei più su quella testa, ma sei entrata nella nostra testa. Non sberlucchi più, non ci capiamo più e non ti vogliamo più. Ricordatemi di oggi, sono gli arcobaleni di Noma. Dopo sarà bellissimo e quel dopo arriverà presto. Io non sono molto serena per questa brutta quarantena. Il mondo dal virus è stato colpito e con tutto chiuso si è ripulito. Ma un giorno, quando tutto finirà, ritornerà di certo la mia serenità. Sono Covid, non sono re, ma tutti parlano di me, se starete attenti presto vi scorderete di me. C'è un nemico invisibile che si crede invincibile. Se tutti ci impegneremo, questo nemico sconfiggeremo. Il coronavirus, tutti a casa dobbiamo restare, mascherine e guanti dobbiamo indossare. Dobbiamo lavare bene le mani e cercare di stare lontani. Strade deserte, scuole chiuse, io sono a casa reclusa, tutto il mondo è agitato, il contagio non arriverà a San Giuseppe Jato, andrà tutto bene. Andrea, tutto bene. Da lontano sei arrivato, tutto il mondo è contagiato, le nostre vite ti sei preso e il lavoro duro e mendici hai reso. In casa ci hai tenuti, cambiando il mondo in 2 minuti. Tutti insieme ti sconfiggeremo ed abbracciarti torneremo. We
up that's aware.